Le 11:40, sì, sì. Alle ore 11:40 arriva a Campobasso alle 12, va bene. E 12:20, poi prende il treno per Termoli, a Termoli scende e prenderà il diretto per Milano. Sì. Ti raccomando di non imbrogliarti a Termoli. Diamine! Partendo da Termoli vai a scendere direttamente a Milano. A Milano, Milano ti raccomando, di scendere con precisione. E non imbrogliarti. Lo so, non capisci? Imbroglierò. Milano non è San Polo. Ho capito. Ti troverai in mezzo a tanta gente che... Lo so, Milano è una grande... Ti imbroglierai facilmente. Mettetevi qua. Milano 9654 773 chilometri 4.900 lire, 4.900 per ciascuno, per due, sa, devo fare i conti perché è la prima volta che mi capita un biglietto simile, 2 per 9, 18, 2 per 14, 9.800 lire per tutte e due, 5, 6, 7... Pietro, che fa? La novità. Domani mattina parto con papà per Milano. Possibile. Già mi sono fatti i biglietti. Purtroppo io me ne vado a Campobasso. Ciao, arrivederci. Arrivederci, buona fortuna. Grazie. Io vado a Milano a suonare. Non ci puoi andare. Me ci vado. Ma non ci puoi andare, che a me stai Giovanni mi ci ammala. Non ci ammala, Giovanni. Ci ammala. Io vado a guadagnare di più. E cosa mi voglio fare io della moneta quando il mio nipote mi ci ammala? Ma non c'è paura di malattie. E noi siamo ben sicuri che andiamo molto forti e poi il Signore ci aiuterà. Dì, ti aiuto da cada aiuto. Io domani mattina partirò assolutamente per Milano. Che lassù si guadagna di più e che i ragazzi nostri hanno bisogno di moneta. Giovanni pure deve sposarsi. Lo porto su a Milano e vedo anche lui una bella cittadina. Io ti ripeto che non ci puoi andare. Smettila con sta zambogna, che tua nonna mi ha fatto arrabbiare. Voglio la moneta, che la tua moneta non mi porta. Io lo porterò tutto qui ai figli il denaro. Imbriacate. Niente da bere. Ve l'ho giocato tutto il denaro. Vecchia, il compare deve partire. A Milano assolutamente deve partire. Deve fare il corredo alle sue care figlie. Ah. Pagesse, ma la moneta la devo portare tutta qua, non la devo lasciare là. Ma tu sei troppo cattiva, sei triste, non vuoi mandarla per guadagnare questi soldi. Io non voglio che vada a Milano. Te l'ho detto, da questa volta non ce devo andare, ma è l'ultima volta che te lo dico. Nel grande letto matrimoniale dormono Scipione e Giovanni. Dormono insieme da quando la moglie di Scipione è morta. Che fai, Giovanni? Non dormi? Sta sveglio? Non c'ho soldi. Ma perché non dormi? Non riesco a dormire. Pensa a Milano? Cerchi di dormire, che tra poco bisogna partire.
guarda, guarda! Guarda i zampognari! Qui adesso li portiamo su anche loro, li portiamo su, dai! Portiamoli alla festa con noi! Dai, dai! Andiamo, dai, dai, venite con noi! Sì, sì, allora, sì, 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 sì! Andiamo, andiamo, bene, Il padrone di questa casa è il signor Valente. Eccolo fra i due zampognari. L'industriale molto ricco si è fatto dal nulla in 10 anni. Fabbrica macchine da caffè, grandi e piccole, ed è detto il Ford del caffè espresso. Attenzione, attenzione che adesso bevo, Vai attenta! Hop là! Oh, hop là! Allì, va là! Ma senta un po', da dove venivi, te? Da Campobasso. La pepe. Di lontano. Io, lontano, sì. Ma così lontano, sì. Uè, parla bene. Poi te lo. Senti un po', ma come mai siete venuti così lontano proprio venire qua alla vigilia di Natale? Tutti lontani della vostra famiglia. E quando per fare il Natale qui a Milano? Come mai? Per conoscere a Milano il Natale con la Zampogna. Ma Natale con la Zampogna, Milano è come se in Zampogna, te ne è finita. Che c'è? Ecco il pane tu che si fa a Milano. Non mi vuole il panettone, ci vuole la Zampogna per conoscere il Natale. Sono mica tutto d'accordo. No, sì, no, sì. No, mangia. Ne mangio un pezzo, sì. No, sei d'accordo. Mi che pi per chi non mai suonava. Però lui suonava il trombone. Suonava il trombone cantabile. Poi. Nella musica. Nella musica, nella banda, solista ero. Poi. Mi. Mi con 16 giorni, che capisci era un cuoretto. Come viaggio. E suonava il trombone. Allora, congratulazioni. E pi per un mai suonava, però. Dai Giovanni! Voilà. Forza Giovanni, prova a sentire. Ma l'albergo è quello dei poveri. Mi tu is mi e ti chiamo il piffer, ti vedo il posto, ti viene la mia vedel. Mi tu is, ti chiamo il piffer, ve la vedè. Ma lasciami riposare, ma tu is mi, ve la vedè, ti fuori da mi. Ma dove? Là, mi tu is là. Vieni, vieni, te sul piffer, vieni, vieni, vieni. Vieni, vieni, ti faccio vedere io da tu is. Vieni Giovanni. Vieni. Ma fammi porto, vecchio mio, sì. Vedi, vedi, detto questo, questo sei tu. Ah, sì, conosci Zampognaro, lo conoscete, no? Adesso fai una bella suonata, sì. Questo è il primo presepe che ho visto qui a Milano io. Ora sì che faccio una bella novena. Ecco, bravo.
Oh,